Joe Atomic, professore ordinario a 11 anni, vincitore di 3 premi Nobel e direttore creativo di Man's Brain. Bruno Calcoli, 30.000 pubblicazioni, unico in grado di parcheggiare il Mars Rover, al Mensa e capotavola. Carla Bunzen, dopo la scoperta del bosone pigro, ha aperto un franchising di università in tutto il mondo. È sposata con un androide di sua costruzione. Sentite anche voi questo smell? Uccio, uccio, sento odore di Mariuccio! Avanti, su, che lavoro ci hai portato? Dici! Questa settimana ho portato la misura del momento magnetico dell'elettrone. L'elettrone? È una bella novità, eh? Non so, potevi portare gli assiro-babilonesi, oppure l'età di bronzo, eh? Che cosa ti sembro io? Alessandro Volta? No, credevo fosse un argomento interessante. Molti scienziati si sono occupati di questa cosa. Dai, fammi vedere questa tua robetta. È scritta in sumero? No. Hai usato i numeri romani? No, è tutto comprensibile. Il problema è che tu antico, ok? Ti informo che è la Terra che gira intorno al Sole. Ma tu che cosa vuoi fare? Il ricercatore? O vuoi fare l'alchimista? Ricercatore. Ma questo lavoro fa più ridere di Pimpa, fa più ridere. Ma guarda questo passaggio. Ma dove l'hai presa questa cavolata? Ti prego, dici, siamo curiosi. Veramente... Veramente cosa? Hai perso la parola? Hai infilato la lingua nell'acido cloridico? Guardi la bibliografia. Bravo, almeno questa volta si è degnato di scrivere la bibliografia. Dai, fammi vedere chi ha scritto questa cavolata, avanti, su. Fammi vedere che voglio ridere tutte queste scemenze. Joe? Atomic? Io? Deve esserci un grosso errore di stampa. Canterà qualche testo per questo. Non c'è niente da ridere, ok? Anche un genio si può sbagliare. Se Marie Curie vedesse tuo pressapochismo, ti chiuderebbe in una stanza a chiave e ti bombarderebbe di radiazioni. Starò più attento la prossima volta. Sparisci o ti semplifico quel sorrisetto idiota dalla faccia.